giornata è perfetta! La 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 la. Il videoregistratore è molto caldo. Speriamo che non si sia rotto qualcosa. Ta-da! Strano, questo apparecchio è... Good morning, Mr. Yota. Dimmi la verità, come sto col vestito che mi hai regalato? Bene, anzi, benissimo. Forza, andiamo! Andare dove? Seguimi e lo saprai! Ma vuoi spiegarmi almeno? Dopo, dopo! Celebrazione del primo appuntamento indossando l'abito che mi ha regalato Yota. Come? Che cosa hai detto? Uffa, che voglio celebrare il nostro primo appuntamento indossando il vestito che mi hai regalato, è chiaro? Scusa un momento, non capisco perché dovrei uscire con te proprio di domenica. Potresti dedicarmi almeno un giorno, no? Ah sì, ma perché? Ah, grazie, come non detto. Accidenti, io non so mai cosa le passa per la testa. Aspettami! Due ridotti per studenti. Vieni, entriamo. Ci ho ripensato, perché non lasciamo perdere il cinema? Eh? Bisogna restare seduti in silenzio, sai che noia. Bene, grazie per avermelo fatto notare dopo che ho comprato i biglietti. Ragiona, io sono una videogirl. Pensi veramente che una come me si possa divertire guardando un film? Beh, forse no. Ma adesso che ne faccio di questi? Me li ridai tu i soldi dei biglietti? Lascia che ti insegni una cosa. E cioè? Quando si dà un appuntamento ad una ragazza, la si porta dove lei vuole andare, scoprendo dov'è con disinvoltura. E questo è il compito del ragazzo, hai capito? Si può sapere perché dovrei permetterti di farmi la predica in una situazione come questa? Perché te la meriti. Va bene, d'accordo. Allora dimmi dove vuoi andare, incontentabile. Bello Strike, complimenti nonnino. Però sta attento, se continui a piegarti così rischi di beccarti il colpo della strega. Piantala di fare il tifo per gli altri e attira quella palla. Uffa, ti accontento subito, rompiscatole. Sono pronta, guarda e stupisci. Oh!
Brutta deficiente! Questo non sarebbe successo se ti concentrassi e non avessi le mani di pasta fralla! Non te la prendere! Su, coraggio, tocca a te adesso! Tirare è facile, lo saprebbe fare anche un bambino. Basta avere occhio. Forza e sopporta. È solo un po' di febbre. E oggi è un giorno molto speciale. Vendetta! Maledetto assassino! L'avevo detto che era meglio lasciar perdere il bowling. Ehi, ma non mi rispondi. Ma dove si sarà cacciata adesso quella matta? Che diavolo stai facendo? Shh, sta zitto e non disturbarmi, questo è un momento molto delicato. Vai, continua così. Prova! Oh, evviva! Cento yen. Ah. A noi due! Ma cosa te ne fai di tutte queste bamboline? Guarda questo cappa! Non è carino? Più che carino, io direi che è caro! Ho il portafoglio vuoto, lo sai, grazie al tuo maledetto giochino non mi sono rimasti neanche i soldi per poter tornare a casa in treno, accidenti! È nervoso, signor Moteucci? È per questo che la chiamano tutti senza donne? Stammi a sentire, lo vuoi capire sì o no che non abbiamo i soldi per tornare a casa in treno, eh? Quante storie, adesso ci penso io. Venite, signore e signori, vendo bambole, tutte carine le mie bamboline, prezzi stracciati, eh? Solo 500 yen, sì, avete sentito bene, solo 500 yen. E a tutti quelli che mi batteranno a morra, la graziosa AI farà omaggio di un dolcissimo bacione, forza, signori! Smettila, non mi sembra il caso di... Sono io il primo. E se riesco a batterti, voglio un bacione coi fiocchi, d'accordo? Ecco a lei. Paci paci punch! Grazie e arrivederci. Oh, maledizione, ho perso. Sono io il prossimo. No, tocca eccoti a me. 500 yen. No, voglio io un bel bacione da te. Non farti pregare, dai, per favore. Junkenpon! 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 Non riesco a crederci, li hai battuti tutti. È stato semplicissimo, non era difficile indovinare cosa stessero per tirare. Io so leggere molto bene nel cuore degli uomini. Ah, a proposito, questa bambolina l'ho messa da parte, è per te. Un piccolo ringraziamento per avermi regalato il vestito. Tieni. Ehi, ma... Dai, accettala senza fare tante storie, è solo un pensierino da parte mia. Che c'è? Qualcosa non va? Improvvisamente mi è venuta sete. Per forza ti stanchi, sei sempre in movimento. Non sono così gracilina come credi. Ah.
B, C, D, E. Ma che stai dicendo? E adesso che faccio? Proprio oggi che sono riuscita finalmente a rimanere sola con Yota. F, G, H, L e così via. Mm? Ehi, che ti prende? C'è qualcuno in strada? No, proprio nessuno. Ma quella è Moemi. Scusa, ma non dovevi fare da intermediaria fra me e quella ragazza? Perché mentire? Perché, vedi, io... Allora, vuoi deciderti a rispondermi? Questi sono tuoi. Su, corri lì dietro. Come? Che cosa vuoi dire? Insegui, la raggiungi, la saltale addosso. Dopotutto sei un uomo, no? Conquistala. Ma cosa pretendi che faccia? Io non... Mi raccomando, fatti onore. Io intanto torno a casa. No, aspetta. Come va? Tutto bene? Ma questa è neve. È la prima volta che la vedo. Il bruciore sta passando. Sono da sola con Yota, non posso stare male. Mi soffochi, sta attenta. Che c'è? Ti stai sentendo male, forse? Scherzetto. Per una volta volevo provare l'emozione di girare la città facendomi portare sulle spalle. Ho scherzato, io sto benissimo. Yota. Imbecille. Io ero seriamente preoccupato per te. Me ne vado al cinema da solo e tu va all'inferno. Aspetta! No! Aspettami, Yota. Cretina, ma chi si crede di essere? Che razza di scherzo idiota. Ma dove diavolo è questo cinema? Yota! Ehi, ciao Takashi. Ciao, che ci fai da queste parti? Ma allora stavi aspettando che arrivasse Moemi. Complimenti, ce l'hai fatta, eh? Come? Non è così? Ehi! Ho bisogno del tuo aiuto. Niente domande! Calmati, Yota. Lasciami, ho capito. Vengo.
Scusa, si tratta di una storia romantica, non è vero? Per la verità non vado pazzo per questo genere di film. È gratis, quindi non rompermi le scatole. Si può sapere perché sei così arrabbiato? Non importa. Signore e signori, proietteremo adesso Storia di un amore. La direzione vi augura una buona visione. Sì, prego. Nimai. Ciao. Sei sola? Sì. Io invece sto con Yota. Ciao. Aspetta, lì stai scomoda. Perché non ti siedi in mezzo a noi, eh? Ma no, non importa. Qui sto benissimo. Ah, no, insisto. E io che volevo celebrare il mio primo appuntamento indossando il vestito che mi ha regalato Yota. Ciao, bella. Beviamo qualcosa insieme? Eh? Dai, divertiamoci. Su, apri la mano. La mano? Tieni. Eh? Offri da bere a un'altra ragazza. Bye bye. What does to love mean? Do I have to say it? Yes. If you don't help me, I won't be able to dream anymore. To love is to never look back. Oh, Max, I love you. Joanne, why did you come back? Don't ask me anything. It's over. Ecco, lo sapevo. Bohemia ha occhi solamente per Takashi. Vado al bagno. Ah, sì, prego. Joanne! Sei veramente un idiota, Takashi. Perché non cerchi di capire i sentimenti di quella povera ragazza? Perché fai soffrire così Moemi? Ah, ci risiamo un'altra volta. Ai! Questo maledetto apparecchio non va, bisognerà cambiare. Ma allora! Grazie, arrivederci! Maledizione! Perché? Perché me l'hai tenuto nascosto? Stavi male e hai fatto finta di niente. Che stupida. Mi scusi! Sei stata tu a insistere perché uscissimo insieme oggi. Dovevamo andare al cinema, perché hai cambiato programma? Sei veramente stupida, Ai. Ma quello che è peggio è che io lo sono più di te. È incredibile. Mi ha aspettato. Mi ha aspettato! Ah, brutta imbrogliona che non sei altro!
Vieni, andiamo via. Che stupido. Perché dovrebbe essere rimasta qui ad aspettarmi? Ehi, la smetti di dar fastidio alle ragazze? Dove sei? Sono qui. Ciao, Ai. Grazie alla neve mi sono raffreddata e fortunatamente la febbre è diminuita. Prendi! Ora ti sistemo io. Ti prendo! Fermati! Non ci riesci! Tutto a posto? Sì, sto benissimo. Ma che dici? Hai il vestito fradicio. È una sensazione meravigliosa, sai? Sfilati almeno la giacca, dammi retta. Non voglio. Ti prenderai una polmonite. Ma che? Toglila. No. Su, obbedisci. No! Ma sei impazzita? Se ho tenuto addosso questo vestito per tutto il giorno, c'è una ragione speciale. Eh? Certo, voleva celebrare il vostro primo appuntamento indossando il vestito che gli avevi regalato tu. Ah, è sul serio? Oh. E va bene, mi arrendo per questa volta. Grazie. Andiamo.